Io non ti conosco, io non so chi sei, so che hai cancellato con un gesto i sogni miei. Sono nata ieri nei pensieri tuoi, eppure adesso siamo insieme. Non ti chiedo, sai, quanto resterai, dura un giorno la mia vita. Io so che la tua vissuta, anche solo un giorno, ma l'avrò fermata insieme a te. Se l'unico successo etico è la metanoia, la conversione del cuore, l'inferno è un insuccesso etico assoluto, insuperabile, perché si continua a fare del male a uno che rimane malvagio per tutta l'eternità. Quindi la riparazione consentita, spontanea in qualche modo, consentita, è molto più etica della retribuzione, cioè ricevere la botta in testa da Dio o dallo Stato. In questo senso è eticamente superiore. Tradizionalmente la giustizia viene rappresentata come una figura femminile bendata, dotata di bilancia e di spada. La bilancia richiama l'idea aristotelica di proporzione. La benda sugli occhi sta a significare che il giudice deve essere imparziale, non deve guardare l'abito di chi compare al suo cospetto. E la spada, infine, sta a simboleggiare il potere, la vis pubblica, la forza pubblica che prevale su quella privata. Che cosa c'è prima del diritto? Si cerca comunque la giustizia, ma prima del diritto c'è la sfida mortale tra individui, è la sfida epica basata su puri rapporti di forza. E invece con il diritto le cose cambiano, perché il diritto regola i conflitti. È chiaro che la logica del processo non serve perfettamente la giustizia. Già nel diritto romano perdeva non chi avesse torto, ma chi tra i due contendenti recitava la formula sbagliata. Nella storia questa progressiva astrazione del diritto dalla realtà sociale ha fatto sì che ora nelle aule di giustizia si parli un linguaggio astruso, a volte oscuro, pieno di latinismi, e anche nella collettività c'è la percezione che nel processo ha la meglio chi utilizza il cavillo o può pagare l'avvocato più prestigioso. La giustizia riparativa apre un orizzonte di speranza perché veramente restituisce il conflitto alle parti. La mediazione penale e la giustizia riparativa hanno origini remote. Nell'ambito semitico troviamo già il problema di definire il rapporto tra la giustizia e le diverse forme nelle quali essa viene esercitata. In modo particolare troviamo due istituti che fanno parte dell'ambito giuridico ebraico, il Rib e il Mishpat. Sono preoccupati entrambi di dare responsabilità
a colui che ha commesso il reato proprio per poterlo reinserire in modo pieno nella società. Nell'ambito semitico, come accennavamo prima, il problema non è tanto ed esclusivamente quello di ridare delle cose materiali a colui che è stato offeso, o meglio non è solo questa la preoccupazione, ma c'è anche il desiderio pieno di far ritrovare la persona che ha commesso il reato, farla ritrovare pienamente a se stessa. La sanzione penale è in crisi perché è mimesi di quella violenza che intende combattere. E se viene eseguita con modalità non adeguate, penso alle carceri sovraffollate, alla cesura con il mondo degli affetti che si crea in carcere, la pena comporta un surplus di violazione dei diritti umani che la rende uno strumento sempre più difficile da accettare nella nostra organizzazione sociale. È chiaro che è irrinunciabile per un nucleo ristretto di illeciti gravissimi, penso agli omicidi, alla criminalità organizzata, al narcotraffico, al traffico di armi o di esseri umani, ma c'è un vasto gruppo di illeciti, penso per esempio ai delitti di relazione in cui autore e vittima si conoscono, in cui la pena serve a poco. E allora forse la giustizia riparativa può dare alle vittime, ma anche all'autore del reato, quelle risposte che il diritto penale non riesce più a dare. Purtroppo oggi assistiamo ad una dimensione normativa che si esplicita quasi totalmente in aspetti protocollari della norma, dimenticando il valore. La giustizia riparativa e al suo interno l'applicazione della mediazione penale cercano proprio di ricomprendere tutto questo percorso per riportare alla giustizia una dimensione di integralità. Perché è quello che non dobbiamo dimenticare, che la giustizia è sempre e comunque a favore dell'uomo affinché ritrovi pienamente se stesso nella società. La giustizia riparativa si preoccupa di offrire alle vittime del reato anzitutto uno spazio di ascolto, e questo lo fa attraverso la mediazione penale, cioè l'incontro faccia a faccia tra l'autore del reato e la vittima. È un nuovo modo di pensare la giustizia. Fino a poco tempo fa poteva sembrare un'eresia accostare la mediazione penale al diritto penale. Invece non è così. La giustizia riparativa offre delle risposte nuove e attraverso la mediazione penale offre all'autore e alla vittima del reato uno spazio protetto di ascolto, in cui ciascuno può conoscere le ragioni dell'altro, ma soprattutto in cui ciascuno può riconoscere l'altro non come avversario, come avviene nel processo, ma soprattutto come persona. Aumenta il senso di sicurezza collettiva vedendo che al reato è seguita una concreta riparazione. Un carcere con spazi adeguati, un carcere con tante opportunità lavorative e di altro genere, un carcere che effettivamente accompagni la persona attraverso un trattamento verso una situazione di vero reinserimento. Oggi abbiamo il problema del sovraffollamento, abbiamo il problema della mancanza di spazi fisici fin dentro la cella e ancora di più di spazi dove organizzare delle attività, per cui pensato, cioè così come è diventato, più che pensato, effettivamente forse ha veramente poco senso. Ma l'idea della giustizia riparativa ritengo che costituisca uno degli approdi più interessanti cui è arrivata l'evoluzione del pensiero umano circa il problema della pena. Il discorso del reato, della pena e del reo finora è stato considerato come intrinseco ad un rapporto bilaterale, Stato e reo.
Invece la giustizia riparativa mette in gioco un terzo soggetto che è la vittima, tradizionalmente non considerata o poco considerata, sia sul terreno del processo penale sia sul terreno dell'esecuzione della pena. La vittima è quella che concretamente sente nel suo corpo, nel suo portafoglio, nella sua psiche il danno che deriva dal reato. Lo Stato è una vittima astratta che non sente in senso fisico nel suo corpo il male che è causato dal reato. Rimettere in gioco la vittima in questo rapporto virtuoso è una cosa fondamentale anche sul terreno dell'esecuzione della pena. Avviene già nel mondo della cognizione, è di ieri la notizia che un PM di Milano ha subordinato il patteggiamento al fatto che il truffatore reo facesse un'attività di distribuzione dei pasti nella mensa dei poveri. Ma anche nel nostro terreno dell'esecuzione della pena, quando il reo ha un'attenzione verso la vittima e accetta di intraprendere percorsi di giustizia riparativa, noi consideriamo benissimo questo suo atteggiamento ai fini della valutazione relativa alla meritevolezza dei benefici penitenziari che la legge accorda. È una rivoluzione veramente copernicana questa rispetto al sistema tolemaico costituito dalla vecchia concezione di pena che vedeva il carcere al centro di tutto. La vera e autentica risposta al reato, quella che più consola, che più lenisce i dolori della vittima, è una concezione che mette la vittima al centro del sistema sia della pena che della sua esecuzione. Mettere al centro del sistema la vittima non significa certamente dimenticarsi del reo, anzi il reo continua ad essere l'oggetto principale dell'attenzione della giurisdizione rieducativa, che è quella che mira alla possibile trasformazione della pena da detentiva a non detentiva. Ritengo anzi che se il sistema fosse diffuso e se si affermasse, questo porterebbe veramente a concludere che il carcere potremmo riservarlo ai casi di cosiddetta extrema ratio, cioè per il contenimento della pericolosità sociale. È un discorso questo che serve anche e soprattutto al reo, il quale oggi, quando esce dal carcere, spesso afferma: non chiedetemi nulla, io ho pagato il mio debito con lo Stato, non essendo consapevole che il suo vero debito, quello reale, quello concreto, è nei confronti della vittima. Attraverso la giustizia riparativa possiamo consegnare al reo la gioia che deriva dal fatto di avere tentato un contatto con la vittima tale da lenire non solo il dolore della vittima, ma anche, diciamo, il senso di colpa che ogni reo, quantunque non sempre lo ammetta, prova nel suo intimo. Ritengo anche che l'idea della giustizia riparativa sia in grado di raggiungere due obiettivi fondamentali. Il primo è quello di ridurre drasticamente, se non proprio di abbattere completamente, il tasso di recidiva. Il secondo obiettivo è quello di fare in modo di indurre una trasformazione positiva nella mentalità della gente, che invece di chiedere di buttare via la chiave, potrebbe apprezzare fino in fondo questa positiva evoluzione dell'idea della penalità, che è l'unica in grado di non buttare a mare quell'idea di umanesimo anche cristiano sulla quale tutto il nostro sistema, anche quello giuridico, non può che continuare a riporre le proprie fondamenta. E tra i problemi c'è certamente quello della giustizia, del diritto dei cittadini a una giustizia giusta e all'effettivo rispetto della loro dignità se colpiti da sanzioni per imputazioni o per condanne. Credo che sia proprio per i fatti gravi, soprattutto per i fatti gravi, che può essere usato un sistema di giustizia riparativa. È in quel caso che la vittima ha bisogno di recuperare il suo senso di persona. E questo senso lo può recuperare soltanto ottenendo una risposta a due domande: perché e perché proprio a me, e ottenendo un gesto forte di riparazione da parte di chi il male glielo ha provocato. Io arrivo a una valutazione molto molto negativa del carcere. La nostra Costituzione parte dal principio del riconoscimento della dignità a tutte le persone in quanto persone, e io credo che il carcere sia in contrasto con la dignità delle persone e sia in contrasto anche con
la possibilità da parte di chi ha commesso un reato di non vedere, vedersi escluso dall'esercizio di alcuni diritti fondamentali che con il reato non c'entrano proprio niente, come per esempio il diritto all'affetto, il diritto alle relazioni. Io sono 14 anni che sono in galera, ho un figlio anche la donna, il figlio ho perso, no? Lui è negli Stati Uniti, per esempio, no? Speriamo che già lui è giovane, chissà, non so, qualche giorno arriva qui. Siamo sicuri che attraverso l'inflizione del male, perché il carcere è sicuramente male, si possa arrivare al bene? Io credo francamente di no. Io credo che sarebbe una cosa molto consigliabile ai cittadini di entrare nei carceri per vedere qual è la situazione di vita. Forse anche loro penserebbero che sarebbe il caso di escogitare un sistema diverso. Chissà, non so, qualche giorno arriva qui, no? Sarebbe bello, no? Sarebbe bello, no? Poter parlare con loro, no? Uno lascia tante cose, no? E passa un mondo isolato, no? Mancano gli olori anche, no? Per esempio, io non ricordo com'è l'olore alla benzina, per esempio. Il perdono lo possiamo intendere in due modi. Il perdono come un sentire molto, molto e ancora molto profondo che riguarda proprio l'intimità più intima delle persone. E allora lì si tratta di un fatto assolutamente personale, appunto. Però la disponibilità al perdono, e cioè la disponibilità ad assumere comportamenti gratuiti nei confronti degli altri, è la base necessaria perché si possa stare insieme, non attraverso l'esclusione e la separazione, che poi alla fine vuol dire non stare più insieme, ma si possa procedere recuperando le persone che hanno preso una strada diversa. Generalmente non si tratta nemmeno di rieducazione, ma si tratta di educazione, no? Per la prima volta. A me piacerebbe più parlare di recupero delle persone. Io credo che invece del carcere debba essere usato qualche cosa che è un percorso difficile, è faticoso anche per chi è sottoposto a questa strada, che attraverso il rendersi conto, senza essere sopraffatto dai sensi di colpa, consenta al responsabile di acquisire il senso del male che ha fatto, e dall'altra parte consenta alla vittima, per quanto è possibile, di essere riparata. Vuol dire riconquistare agli occhi propri la dignità perduta. Il vento, e qui non si vede cose, è tutto stretto, uno guarda 2-10 metri, no? Guarda a lungo, non si può guardare a lungo, quanto vogliamo guardare a lungo, no? No? Va bene, è diverso, tutto diverso, no? Forse io tengo in ostaggio per troppo tempo la luna, fermo nella bottiglia del temporale, tramontana un devet, porto un via de sto sit, ogni umbriel è una vela ed ogni cœur è il gran timon. Quando parliamo di libertà ci comportiamo come se parlassimo di un concetto, di un qualcosa che c'è, non c'è, di un fantasma, e non ci rendiamo conto che in realtà è la pagina bianca, il piedistallo, è la fondamenta su quale noi stiamo vivendo. Cancelli il mondo e disuntici che ormai le tardi, e disuntici che le troppo presto. Questo incontro praticamente
ci mettono a confronto tutte le cose che succedono, i nostri errori. Sono da 6 anni in carcere e forse non mi sono mai seduto a riflettere sulle cose che ho fatto fino a questo momento. Perciò vorrei anche ringraziare il fatto di aver iniziato questo percorso, già che parlare di riparazione, di fare un confronto con le persone lese, non è una cosa che affrontiamo con frequenza, ma è forse la cosa più importante del nostro percorso in carcere. Il senso del progetto che stiamo facendo qui nel carcere di Pavia è proprio legato al promuovere la giustizia riparativa nel luogo diciamo più chiuso e nell'istituzione totale. Costruire delle riparazioni significa riappropriarsi di una capacità legata al fare, legata all'agire, provare a scommettere sulla parte migliore di sé. Io, andando a questo corso, a parte che io mi sento un attimino più riparato perché ho avuto molto modo di riflettere di tanti anni che sono in carcere, quindi ho già affrontato dentro di me questi fantasmi, queste cose, e diciamo che sono arrivato a delle conclusioni. I giorni scorsi, mentre parlavamo di riparazione, si è affrontato il fatto della impossibilità di far recuperare la parte lesa il danno già fatto. Come esempio abbiamo visto gli esempi, come esempio un albero che le togliamo un ramo, quest'albero mai più forse potrà recuperare questo ramo, ma se prendiamo un secchio con l'acqua e lo bagniamo ogni tanto, potrebbe anche essere un modo per recuperare, già che quest'albero senz'altro le germoglieranno dei fiori e altri rami. Vittima, per noi molte volte ci dimentichiamo che cos'è, insomma perlomeno non ci pensiamo. A volte la disperazione ti porta a compiere dei gesti dove tu insomma non pensi a quello che... Insomma ogni azione corrisponde a una conseguenza, quindi non pensi alle centinaia di conseguenze, perché poi sono centinaia, perché tu fai del male a una vittima, ok, ma poi ci sono i tuoi parenti, ci sono i tuoi figli, ci sono insomma c'è un sacco di altra gente che per le tue situazioni va di mezzo. Che ciascuno di noi non è mai definitivamente una cosa sola, ciascuno di noi è capace di mettere in atto un'azione negativa, ma può essere capace anche di costruire un'azione positiva, ed è quello su cui ci stiamo concentrando. Sto arricchendo la mia persona con esperienze che fino adesso non avevo mai provato. Ho partecipato alla creazione di un libro per la pediatria chirurgica del San Matteo di Pavia. È stato realizzato in carcere da me e dall'aiuto di altri detenuti che come me abbiamo dato il massimo per poterlo realizzare. Vi leggo un pezzettino di pensieri che noi abbiamo pensato di scrivere. Due piedini che mi auguro crescano per la felicità di una mamma che non vede l'ora, insieme al suo piccolo cucciolo, di smettere di soffrire. Lavorare sulla giustizia riparativa significa fare un lavoro attento sul significato delle norme violate, attraverso l'incontro con le storie delle vittime. E questo lavoro attento su quello che è il significato e le conseguenze di un reato commesso e di una norma violata possono contribuire a costruire una responsabilità diversa delle persone, anche pensando al futuro. L'aspetto distruttivo di una pena può essere l'abbandono, la solitudine, la mancanza di persone care, di affetti. Forse io tengo in un stage per troppo tempo la luna, fermo nella bottiglia del temporal, tramontana un debit, porto un via desto sì. Sono stato almeno 7 volte, forse anche di più, nei carceri d'Italia a parlare e a suonare per i detenuti, e mi sono reso conto, guardandoli in faccia, salutandoli dietro le sbarre
quando poi te ne stai andando, che esiste un'ombra non classificata e non classificabile, che è quella che ognuno di noi ha, quella che lo attraversa. Io sono qui, sono dietro le sbarre, non uscirò, o forse uscirò fra tanti anni, mi manca poco ad uscire, ma un uomo non può vivere dentro quattro mura, anche se viene costretto, anche se viene legato, avrà sempre una sua emanazione, una sua ombra, che di notte o anche così nei momenti più inaspettati uscirà, andrà, visiterà tutte le cose che l'hanno fatto stare bene e quelle che l'hanno fatto stare male, che magari l'hanno portato fino a lì. E che mi alti stramisciai ripiega su tal palto. La situazione delle carceri è una situazione particolarmente drammatica. Intanto c'è un problema che è il rapporto del tutto sbilanciato tra la latitudine della legislazione penale e il numero di posti carcere, per cui il legislatore dovrebbe scegliere: o finanzia la costruzione di altre carceri o riduce la latitudine delle fattispecie penali, l'entità delle pene che vengono determinate dalla legge e così via, perché fino a quando c'è questa forbice ci sarà sempre sovraffollamento. Salvo istituti particolari che però sono avvantaggiati dal fatto di avere detenuti di bassissima pericolosità, non c'è alcuna seria attività rieducativa in questo contesto di sovraffollamento penitenziario, non è materialmente possibile. Quello che dico è dimostrato dall'altissimo tasso di recidivanza delle persone che scontano una pena in carcere, e quando vengono scarcerate di solito dopo poco tempo vengono di nuovo sottoposte al procedimento penale e ricondotte in carcere per altri reati commessi. In quei pochi istituti dove sono state tentate attività rieducative, la recidiva si è decisamente abbassata. Questo significa che se fosse possibile avere una minore popolazione carceraria nei singoli istituti e attivare quei meccanismi dal lavoro in carcere, che è comunque un rimedio alla noia che lo stato di detenzione determina in capo a chi è detenuto, probabilmente si potrebbe ottenere un risultato migliore di quello attuale. Chi ha perso una persona cara o chi ha subito lesioni gravissime di cui porterà il segno per il resto della vita, magari inchiodato su una carrozzina a rotelle, non può essere compensato con una somma di denaro. Io non credo che possa essere compensato neanche con una richiesta di perdono da parte dell'autore di reato. Viceversa, chi per esempio subisce una diffamazione a mezzo stampa e ottiene un cospicuo risarcimento dei danni, di solito è soddisfatto del risarcimento avuto. Quindi bisogna distinguere caso per caso, reato per reato. I reati che provocano maggiore sofferenza, almeno per la mia esperienza, sono anche quelli che provocano maggiore paura. Allora il problema è di vincere la paura prima ancora di provare a riconciliare le parti, perché fino a quando una parte è spaventata, la domanda che avanza prima ancora del risarcimento è una domanda di sicurezza, si attende di essere protetta, e siccome è difficile proteggere tutte le vittime, la soluzione più economica è tenere rinchiuso l'autore del reato, perché si dice così non è in grado di infastidire nuovamente vittima. Penso per esempio ai reati di stalking crescente che frequentemente trasmodano in aggressioni fisiche, talvolta in omicidi in danno delle persone. Mi è capitato di vedere in atti processuali il terrore rappresentato dalle vittime, a volte prima che l'irreparabile accadesse, senza che al di fuori dei meccanismi tradizionali di custodia in carcere si siano potute organizzare altre forme di protezione, che del resto non sono semplici da realizzare, sono anche queste estremamente complesse e costose. Vivere onestamente, non recare danno ad altri, dare a ciascuno il suo. L'habitus animi, cioè quella coscienza o coscienzialità o coscienza etica o eticità della coscienza, cioè l'habitus animi, habitus. Il corso di giustizia riparativa e di mediazione penale che iniziamo oggi ha tra i suoi contenuti gli aspetti fondamentali del modo con il quale si possono relazionare le persone. Viene messo a fuoco
come evidenza particolare il tipo di relazione che esiste tra il reo, colui che ha commesso il reato, e la vittima. Andremo a scandagliare gli aspetti dell'ascolto, del sentire, gli aspetti che riguardano la ricostruzione della fiducia nella relazione tra la vittima e il reo. Cercheremo di far sì che, quantomeno per quanto sarà possibile, gli strumenti che appartengono alla relazione umana si dispongano in modo il più ampio possibile a servire il diritto. Ritengo che col passare del tempo, in un futuro non troppo lontano, il tema della mediazione diventerà un tema centrale nell'ambito del diritto penale, e in particolare nell'ambito di tutto ciò che riguarda il momento sanzionatorio. Riteniamo che oggi fare un discorso di superamento della mentalità retributiva nel diritto penale abbia senso e comunque sia un discorso che meriti di essere fatto. In genere ci si siede in una stanza con un tavolo grande in modo che si possa essere seduti circolarmente e guardarci tutti negli occhi, e si cominciano ad affrontare i temi proposti: giustizia, mediazione, ascolto, sentimento della vergogna, fiducia. Si analizzano le varie possibilità che l'ordinamento dà di ricorrere agli strumenti della giustizia riparativa. Ho deciso di fare la tesi su questo argomento perché sto unendo il punto di vista pratico con il teorico per quanto riguarda la mediazione. Essendo un ufficiale di polizia locale, quindi ci troviamo continuamente a venire incontro alle richieste di mediazione, di conciliazione da parte delle persone che spesso hanno dei conflitti nella quotidianità, e quindi questo corso di mediazione mi ha permesso di migliorare la tecnica e conoscere gli sviluppi di questa materia in modo da poterla applicare concretamente nel mio lavoro quotidiano. La giustizia riparativa ha delle potenzialità infinite. La cosa che più ha sorpreso noi mediatori quando abbiamo iniziato a Milano ormai 15 anni fa era il fatto che ci aspettavamo che i magistrati ci inviassero centinaia di casi ma legati a reati bagatellari. È andata esattamente nella maniera opposta. Il nostro ufficio di mediazione sono arrivati fin da subito pochi casi o un numero non eccessivo di casi, ma che riguardavano reati di gravità media o addirittura reati gravi. Dopo 18 anni di formazione, di pratiche, di progetti, con centinaia di mediazioni alle spalle, posso affermare, citando Claudia Mazzuccato, che la giustizia riparativa è per tutti, ma non è da tutti, e vorrei cercare di spiegare perché. L'ingiustizia subita diviene spesso, infatti, quando il reato è grave, il punto di convergenza di ogni istante di riflessività delle vittime. Ecco, uscire da questa gabbia è un'esperienza che noi definiamo un'esperienza di giustizia riparativa. Ovviamente questa operazione va condotta con molta cautela e con grande sapienza. In una società indubbiamente punitiva, che chiede maggiore sicurezza, la giustizia riparativa ha la potenzialità per fornire una risposta molto più credibile alla domanda di sicurezza e a chi chiede punizione. È l'unico modello di giustizia che, se ben praticato, è capace di prendere in carico tutto ciò che allarma in modo profondo i cittadini. La pericolosità del reo trova all'interno dei programmi di giustizia riparativa la possibilità di essere
elaborata attraverso dei percorsi che mettono forse per la prima volta il reo nella condizione di poter lavorare e costruire un proprio racconto credibile rispetto a quello che è avvenuto. Ho girato il mondo alla ricerca di esperienze di giustizia riparativa. La più straordinaria e impareggiabile è sicuramente quella del Sudafrica. Nel 2006, insieme ad alcuni amici, sono stato invitato ufficialmente per la celebrazione del 10° anno dell'istituzione della Commissione per la Verità e la Riconciliazione, istituita appunto da Nelson Mandela. Io penso che ognuno di noi dovrebbe riflettere su questa rivoluzione, dolce rivoluzione non violenta, che i sudafricani hanno saputo fare applicando né più né meno i dettami della giustizia riparativa. Siamo a Como. Su questo territorio esiste una esperienza importante legata ai temi della giustizia, dove una serie di soggetti diversi, che sono il Tribunale, l'UEPE, che è l'Ufficio Esecuzione Penale Esterna del Ministero della Giustizia, ma anche i servizi sociali e il terzo settore, collaborano insieme per sperimentare con un'esperienza che è partita circa 3 anni fa, oggi direi che è diventata ormai consolidata, la possibilità di utilizzare i lavori di pubblica utilità o azioni di giustizia riparativa in alternativa al carcere, alla detenzione. Sappiamo che la maggior parte delle persone che entra in carcere nei 5 anni successivi, comunque all'uscita, comunque è molto facile che ricommetta lo stesso reato, quindi evitare di avere a che fare col circuito penale. Un altro beneficio ce l'hanno le organizzazioni di volontariato, che hanno una carenza cronica di volontari e attraverso questa possibilità hanno l'opportunità comunque di inserire delle persone al loro interno e di essere sostenuti. Alcuni di questi percorsi sono arrivati anche a far scegliere alle persone di rimanere all'interno delle organizzazioni e di coinvolgersi anche a fine percorso. Se noi gestiamo 150 casi all'anno è perché abbiamo sul territorio una disponibilità importante da parte di organizzazioni di volontariato, cooperative, associazioni, ma anche enti locali che accolgono queste persone e aiutando queste si sensibilizzano al tema della giustizia, alla possibilità di gestirla in un modo diverso, che non è solo punitivo, ma punta al ricostruire una relazione con la società e con la persona che in qualche modo ha trasgredito. Parlerei di giustizia riparativa e non solo di mediazione. La mediazione è uno dei programmi di giustizia riparativa, quello più diretto, che comprende l'incontro tra l'autore del reato e la sua vittima, una vittima surrogata, mentre la giustizia riparativa allarga ad altri programmi più comunitari, più collettivi, che coinvolgono le famiglie dell'autore del reato e della vittima o le loro comunità di appartenenza. Perché questa proposta, che è volontaria, quindi non può che essere una proposta, non è mai obbligatorio partecipare a un incontro di giustizia riparativa? Beh, perché dopo un reato c'è molto da fare e, come dicono anche le Nazioni Unite nella loro definizione di giustizia riparativa, è possibile per l'autore del reato, la vittima e la comunità partecipare insieme, attivamente, in modo libero e volontario, ad un lavoro costruttivo sugli effetti distruttivi del reato. E non è poco, perché questo lavoro, che spesso le persone sentono come esigenza, il bisogno di riconoscimento, il bisogno di guardare al futuro, a quello che accadrà domani, è trascurato dalla giustizia penale tradizionale, che si limita a scoprire un fatto del passato, qualificarlo come illecito e sanzionare l'autore colpevole di questo fatto. La giustizia riparativa fa di più, offre alle persone un tempo, un luogo protetto per guardare anche al loro futuro senza dimenticare ciò che è passato. I mediatori devono mettere in campo tutte le loro capacità
di aiutare le parti a stare al sicuro dentro gli impegni e gli accordi che assumono, e c'è tutta una fase che noi chiamiamo una fase in cui noi miniamo le ipotesi, cioè mettiamo a ferro e fuoco ciò che le parti intendono svolgere da quel momento in avanti, e quindi si esce dalla mediazione abbastanza sicuri di essere capaci di rispettare gli accordi. È importantissimo diffondere la cultura della giustizia riparativa, insegnare che non c'è solo la pena come risposta alla commissione di un reato. Questo lo chiede non un buonismo che non ha proprio senso, ma lo chiedono i principi cardine su cui si fonda la nostra società e che ci vengono additati dalla Costituzione e dalla struttura democratica della nostra società. Se noi pensiamo che chiamiamo giustizia la ritorsione del male e chiamiamo giustizia le gabbie, le manette, i ferri, i blindi, i muri di cinta, di intercinta, i braccialetti elettronici, chiamiamo giustizia il far del male a chi ha fatto del male, capiamo subito che invece la giustizia riparativa giocata sull'idea di stare insieme nonostante tutto per costruire qualche cosa, la giustizia riparativa è proprio come la forma della giustizia che deve chiedere una società democratica. È troppo atavico il legame che c'è tra il diritto penale e la violenza. La giustizia riparativa cerca di romperlo e cerca una fedeltà agli ideali democratici nel momento in cui questa fedeltà sembra così difficile e sofferta, cioè dopo un reato, quando qualcosa è da fare, qualche cosa di contrario al reato, ma questo qualcosa deve essere costruttivo e non può essere un nuovo male. Mi sono chiesta negli anni se punire un uomo con la privazione della libertà sia giusto e cosa ricevano le vittime dalla punizione del colpevole. Mi sono chiesto se la pena possa essere pensata non come privazione di libertà, ma come impegno di libertà. Abbiamo fatto questo viaggio nella giustizia riparativa per cercare una risposta alla lunga catena di violazioni dei diritti umani, alla barbarie, per ridurre la violenza e per incontrare l'uomo. La giustizia riparativa è rispondere al male con il bene. Questa è la sfida. Al centro di uno, di giorno è già notte.